Oggi siamo con la dottoressa in scienze motorie Arianna Silveri. Ciao. Che ci illustrerà gli esercizi dopo l'intervento di addominoplastica da effettuare dal primo al secondo mese dopo l'intervento, fino quindi alla ripresa della normale attività fisica. Primo esercizio, partiamo dalla respirazione diaframmatica, quindi metto le mani sull'addome. Inspiro dal naso e sento non il torace che si espande, ma l'addome, pancia che si gonfia. Butto fuori l'aria, esatto, senza forzare, sento l'addome che si sgonfia. Inspiro dal naso, espando l'addome, esatto, fuori l'aria. Rilassando le spalle, rilassando quanto più possibile il viso. Isolo il movimento solamente all'addome, quindi il resto tutto rilassato. E sgonfio. Faccio dei respiri lunghi, profondi. Provo a prendere tutta l'aria che posso e poi a lasciarla andare via tutta. Inspiro ancora. E fuori. Ok. Una volta presa confidenza con la respirazione diaframmatica, iniziamo ad aggiungere l'attivazione del trasverso dell'addome. Quindi metto le mani sulle ultime coste, inspiro dal naso e questa volta mi concentro sul movimento delle ultime coste, che devo sentire che si espandono lateralmente. Butto fuori l'aria, sento le coste che scivolano verso il pube, come se le volessi abbottonare verso l'ombelico. L'ombelico viene risucchiato verso il pavimento. Non schiaccio la parte bassa della schiena sul tappetino, sul pavimento, ma devo sentire che ci passa come se fosse un filo di luce. E nel frattempo immagino di trattenere la pipì, quindi andiamo anche ad attivare il pavimento pelvico. Quindi inspiro dal naso, espando la parte bassa del torace, fuori l'aria, scivolo con le costole verso l'ombelico e trattengo la pipì. Immaginate di avere un corsetto che vi stringe, ok? Quando buttate fuori l'aria, inspiro, espando, butto fuori, succhio l'ombelico, chiudo le costole, trattengo la pipì. Esatto, immagino un corsetto che mi stringe, punto della testa che si allunga sempre in direzione opposta per mantenere l'allungamento. Questi due esercizi, anche quali ripetiamo per circa 5 minuti, in modo tale da riuscire a percepire bene i movimenti e a prendere bene confidenza con i movimenti. In realtà sono anche rilassanti. Sì. Viene quasi addormentato. Ma la respirazione diaframmatica aiuta anche proprio a distendersi, a rilassarsi, quindi è un esercizio utile anche proprio come rilassamento. Ok. Prossimo esercizio, ci avviciniamo con i piedi ad una parete. Quindi mettiamo i piedi sul muro, su una parete. Le gambe e le cosce a 90 gradi, formano un angolo di 90 gradi. La parte bassa della schiena non è mai attaccata, schiacciata a terra, ma immaginiamo sempre che ci voglia passare un filo di luce. Adesso andiamo a posizionare mano destra sul ginocchio destro. Mano sinistra sull'addome. Ok. Prendo aria, respiro naturale, esatto. Butto fuori l'aria, risucchio l'ombelico, chiudo le coste verso l'ombelico come ho fatto prima, non schiaccio la parte bassa della schiena sul pavimento, sul tappetino, faccio pressione con la mano sul ginocchio, abbassando bene la spalla. Ok. Rilasso, inspiro. Espirando, spingo pressione della mano sul ginocchio, risucchio l'ombelico, occhio sempre all'ombelico. Quindi devo immaginare sempre, anzi, devo portarlo indietro, più possibile verso la colonna vertebrale e chiudo bene le coste. Ok, lo facciamo una decina di volte. 10 con la mano destra. Ok, lo ripetiamo anche con la mano sinistra, l'altra mano la mettiamo sulla pancia proprio per assicurarci che
l'ombelico venga risucchiato dentro e per assicurarci che la pancia, quando buttiamo fuori l'aria, non venga spinta in fuori, ma ci assicuriamo di attivare bene l'addome. Braccio teso, esatto, spingo bene dalla spalla. Quindi 10 volte con la mano destra, 10 volte con la mano sinistra. Una volta che abbiamo preso confidenza con una mano alla volta, lo facciamo con tutte e due le mani. Quindi, esatto, inspiro, fuori l'aria, scivolo con le coste verso l'ombelico, risucchio l'ombelico, basso le spalle, filo di luce dietro la parte bassa della schiena. Ultima volta. Braccia tese, esatto, ok. L'ultimo esercizio, ci allontaniamo un po' dalla parete. Questo esercizio lo facciamo dopo 2 settimane all'incirca dall'intervento, mentre gli altri due possiamo iniziare a farli già dal giorno successivo. Sì. Questo è meglio aspettare almeno 2 settimane. Ok, portiamo i piedi un po' più verso i glutei, quindi raccolgo un pochino le gambe. Piedi e ginocchia alla larghezza delle anche. Prendo aria mentre sono giù, butto fuori l'aria e porto il bacino al soffitto. Ok, qua è importante muovere busto e bacino come se fossero un blocco unico. Ok, quindi scendo, lo facciamo vedere bene. Inspiro, butto fuori l'aria, contraggo i glutei, risucchio l'ombelico, chiudo le coste verso l'ombelico in modo tale da mantenere stabile il bacino e non andare a spingere sulla parte bassa della schiena, non sovraccaricare la parte bassa della schiena. Scendo, inspiro, fuori l'aria, risucchio l'ombelico, chiudo le coste, contraggo i glutei. La testa si allunga in direzione opposta delle ginocchia e scendo. Mentre lo faccio devo sentire anche la pressione dei talloni e degli alluci a terra, ok? L'ultima volta. Fuori l'aria, contraggo i glutei e scendo. Anche durante questo esercizio, se vogliamo provare anche ad aggiungerci l'attivazione del pavimento pelvico, è cosa buona farlo. Sensazione di trattenere la pipì, esatto. Ultima volta. E scendo. Oggi siamo con la dottoressa Arianna Silveri. Ripetiamo. Mentre butto fuori l'aria, esatto, mi sono sbagliata. Mi correggo? Sì, sì.